Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Oggi siamo qua in compagnia, come vedete, anche di Elena De Velena. Andate sul suo canale se non lo conoscete. Facciamo le fashion blogger. Certo, facciamo le fashion blogger. Lei è la fashion e io la blogger. Ma quale penso? E ogni tanto ci scambiamo, però siamo l'amore e la bionda. Le veline! Allora, ci manca il gabibbo. Io sono qua. No, non lo volevo dire. Non volevo dire quello. Bene. No, scusami, Gabriele. Detto non volevo, ciò. Non volevo dire quello. Vabbè, lo dico io, lui se la accolga. Allora, siamo alla fiera del mondo creativo, la fiera della creatività. Lei è una bravissima creativa, per questo è qua. Però devo dire che di arte applicata ce n'è poca. Non ce n'è. No, c'è qualcosina, c'è la Pental che ha dei bellissimi prodotti, quindi vi faccio vedere. Qualcosina, poca. C'è moltissima decorazione, molta. Crafting, roba di cucina. Scrapbooking, sì, dall'altra parte c'è anche il cake show per la cucina, molto perlinaggio, molto cucito creativo. Tu cucini? Mia madre cuce, non me l'ha trasmigrata con il DNA. Io non cucio, appiccico. Tagli e cuci, però può essere anche qualcos'altro. Non neanche quello. Che dire, adesso vi faccio vedere un pochettino gli stand. Vedrete più o meno tutto quello che c'è. Vuoi dire qualcosa ai nostri amici di Arte per te? Ciao amici di Arte per te. Com'è per te? E anche per lei. E anche per me. Certo. Che allora, cosa devo dire? Non so, quei tagli, tu non ti occupare, quello che vuoi. Allora, tagliare, no, scusami. Non è che ti taglio. Ci facciamo un giro insieme, dai. Guardiamo un po' di stand, vi segnalo le cose che secondo me sono le più carine. Sottolineo secondo me, perché... Beh, io ce la metterò anche una spinta, ecco. Secondo me. Va bene. E andiamo un po' in giro insieme, forza. Basta. E adesso approfitto delle immagini che scorrono sulla Fiera del Mondo Creativo per dirvi le mie impressioni più sincere e utili, secondo me, quanto riguarda questa fiera. La Fiera del Mondo Creativo è una grande opportunità, è un bacino di arte e decorazioni veramente immenso. Può essere fruita in diversi modi e vi spingo, quando partecipate a una manifestazione, a pensare il modo migliore per fruirne. Allora, da espositore è sicuramente un bacino che dà una enorme vetrina. Da fruitore, da semplice acquirente, è un posto dove potete trovare veramente cose diversificatissime, come potete vedere dalle immagini, dalle più creative ai materiali veri e propri, o a tantissime idee da poter ricreare, da per comprare regalini. Insomma, è un mondo da visionare, una sorta di grande mercatino della creatività a portata di mano per tutti i materiali, come potete vedere. E per chi è appassionato d'arte, come quasi tutti voi di Arte per te, i grandi appassionati di Arte per te, potrebbe essere anche un'occasione di lavoro, per due motivi. Potreste decidere di fare della vostra passione un lavoro e qui trovereste tantissime modalità per capire come questo possa diventare un lavoro. Vedrete persone che hanno fatto del fimo una professione, che hanno fatto della corda, di semplice corda, una bellissima professione creativa. Potete vedere persone che hanno avuto la voglia di scommettere loro stessi e provare a portare i loro manufatti in esposizione e venderli. E li vendevano, e come li vendevano. Quindi basta migliorarsi, essere eccellenti in quello che si fa, quindi allenarsi, per poi poter uscire da quello che è il labirinto del trovare il lavoro e trovare appunto questa enorme risorsa nelle proprie capacità intrinseche e che ci divertono particolarmente. Mi è piaciuta tanto la Fiera del Mondo Creativo perché dà appunto la possibilità di spaziare con la mente. Anche a me, che non mi ero mai accostata al cucito creativo, avete visto, sono tornata con un bagaglio di conoscenza, di curiosità e oramai anche di cultura in più, perché mi sono cimentata e sto continuando a cimentarmi. Ho conosciuto nuovi materiali che non conoscevo, stand molto belli. Mi dispiace soltanto che non siano affacciate le ditte vere e proprie di pittura.
cultura, che involge, che sprono a partecipare, perché sarebbe anche per loro una grande vetrina. Magari la Memeri, la Ferrari, dovrebbero tutte partecipare a questa grande mostra della creatività, che è veramente un bacino enorme di colore, di divertimento, di creatività, di materiali nuovi, e fare tutto in modo che l'indotto vada sempre meglio. Tirando le somme, è stata quindi un'esperienza bellissima che mi sarebbe spiaciuto non fare. Tanta creatività tutta in un posto, tante persone appassionate, insomma, un'esperienza bellissima che mi rimarrà per sempre nel cuore. Che te ne pare di questa fiera? Molto carina, qualche prodotto veramente simpatico. Sono i mental. Che sono questi qua? Che sono questi qua, sì. E basta, per quanto mi riguarda come interesse personale. Molte cose bellissime per quanto riguarda la decorazione, moltissime cose carissime per quanto concerne la stoffa, stoffe veramente belle, ricercate, e anche il settore scrap è molto curato, un vasto assortimento. Va bene, bene, noi vi salutiamo. Grazie di avermi ospitato. Io non lo so se vi saluto, magari domani ritorno, però lei la salutate, adesso. Sì. Ciao, grazie. Ciao, grazie a te Elena, ciao. Ma io il rossetto me lo so levato. Io no, ora ce l'ho. Oh. Adesso mi presti l'acqua micellare. Ci vediamo, ciao.